Benvenuti in questo nuovo video di Gare Impossibili. Non so quando vedrete questo video, se nel 2018 o nel 2019, se in caso buon anno ragazzi. Altrimenti preparatevi a festeggiare l'anno nuovo senza farvi scoppiare le dita. Oggi siamo con una gara impossibile al 3%. Avete capito benissimo, io di solito le gare impossibili le utilizzo sempre anche con le collisioni, perché le non collisioni le fanno le pippe. Noi però questa volta non smattiamo e andiamo senza collisioni. O forse le gare, proprio quelle super ultra mega difficili, le faccio senza collisioni, perché sennò ci sono dei punti dove ci si incasina come negli anni passati ragazzi, e non si va più avanti. Quindi senza collisioni in queste gare così difficili è meglio, anche se principalmente io le faccio sempre con, così c'è veramente ancora più gusto. Però questa volta lo lasciamo così, così vediamo esattamente la bravura di ognuno dove sta, e tenete il conto. Non so sinceramente quanto sia il record, il tempo, perché non era assolutamente scritto, però Beastard va in seconda posizione. Ah, ok, credevo che quelli là fossero i primi. Il primo è già sparito, eh? Bene, bene. Bisogna stare muy allerta. Vai. Ok. Vedete, sennò poi qua ti toccavano, ti spingevano, succedevano i malanni, le cose, e dovevi usare Avada Kedavra e via dicendo. Non mettetevi contro di me ragazzi, il mio potere è impressionante. C'era il mamma mia metodo Beastar su quel pezzettino lì. Me la sono fatta un po' sotto raga, sinceramente. Però andiamo così. Mani sudate level 8000. Cosa devo saltare? Che top. La gara è lunga, è molto lunga raga. What the, what cosa? Molto bene. Ah, una roba invisibile. Una panchina. Cosa? Devo passare sopra anche a questi? E poi là sopra cos'è che vedo? Robe che si muovono! Il checkpoint è là, no? A posto. Molto bene. Oh, panico! Non ho più l'età io per fare ste cose. Ah! 10 minuti quasi per il primo checkpoint, eh?
che si poteva fare in molto meno tempo, ma essendo completamente fuori forma, direi che va più che bene. Va molto più che bene, raga. Lo accetto molto volentieri, eh. Dovete pensare che non faccio gare impossibili e cose di sto tipo da un po' di tempo, quindi dovete avere un attimo di pazienza. Fai una gara al 3%. Dove devo andare? Scusa un attimo, dritto? Di qua? Ok. Wow, 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 wow. Ah, ok, ok, ok. Fino qua, raga, ci possiamo stare. Non è stato nulla di così difficile. Le abbiamo viste e straviste tutte quante ste cose. Per ora ci siamo, raga. Voglio supporto, voglio vedere più like possibili e immaginabili. Babbo Bistard sulla Bati. Oh, ah, di qua il checkpoint. Ok, preso il check. Potremmo respawnare, così ci evitiamo le scale. Ed eccoci qua, guardate che bello. Cavacca. Aspetta, di qua. Ok. Non capisco, raga, dove devo andare. Su quello là, su quello blu in teoria. O che cosa? Guardiamo dalla distanza, perché se noi facciamo il giro della morte là non prendiamo nulla, perché il checkpoint è là dentro. Quindi dobbiamo prendere 1, 2, 3, 4, che poi entriamo nei cerchi e andiamo dall'altra. Ok. Fino a qua ci siamo, sappiamo come fare il coso, ma è difficile. Adesso qui dobbiamo fare quello rosso, perché il checkpoint... Ah, è là sopra, sul coso giallo, va bene. Cosa? Atomico! Non so mica se dovevo andare prima sul rosso o sul blu. Se ciò non fosse dovuto succedere, raga, metodo Bistard così in azione. Cioè, nella maniera più eccezionale del mondo. Guardali là, gente che abbandona. Non penso che siano i primi ad abbandonare dopo 20 minuti già i primi reduci. Non che credo! Tiè, metodo Bistard, maledetti. Andiamo col metodo Bistard a prenderci questo cavolo di checkpoint atomico. E adesso involiamoci, sì, non contro le gomme blu, ma verso il traguardo. Non penso che duri, no, invece durava un botto sta gara. Asso. E poi il checkpoint è da quella. Va bene, proviamo a salvarla. Dai. Dai, RR, scatena tutti i tuoi cavalli. Avanti così, raga. Ma che cavolo devo fare?
così. Sì, America. Quanti cavolo ne devo fare di sta maniera? È difficile qua, eh. Non è semplice. Ok, questo era anche più lungo rispetto all'altro. Fammi dare una nocciada, va là. Questo è vicino. Porca schifa! Mi sembrava più vicino. Evidentemente l'angolazione, vedete, l'ultimo è ancora più angolato. Sì! Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. È quasi quasi più semplice farlo quando quello si abbassa e voi lo prendete. Non so come mai, raga, però per me è un po' più sempliciotto quello. Hop. Ok. Ok. No. Occio. Ah, io mi sparo dei metodi bastard, raga, che non sono epocali. Di più. Cioè, avete preso carta e penna, vero? Spero vivamente di sì, raga. Perché al posto che stare centrale, sono stato esterno. Qua mi sa che devo fare un mega... un mega lancio, credo, non lo so. Forse qua lo sbaglierò. Di brutto. Che cavolo, raga. Ci siamo, l'ultimo buco non l'avevo visto. Andiamo avanti così. Immagino che fosse stato da fare così sempre, non da passare in mezzo. È un po' da usare l'ingegno questa gara qua. Quello che sembra non sembra, ma sembra ciò che non sembra. Quindi proviamo ad andare avanti così. Già 37 di minuti per fare sta gara sono anche fin troppi. Sono curioso di vedere in quanto tempo riesco a farcela, perché veramente ho impiegato troppo tempo per fare dei pezzi veramente abbastanza easy. Il Beastard di un tempo spaccava i ciapette a lungo e largo ed era bello in forma. Adesso devo ritornare bello in forma come un tempo, raga. E adesso il mega salto della fede e il traguardo. Io con queste cose non sono per nulla bravo, raga. Nine! E ce l'abbiamo fatta! Una volta arrivati qua... giù tutto! Avanti! Porca vaccombola! Dai, Beastard! Primo! Ragazzi, eravamo rimasti soltanto in tre. Io spero che questo episodio di gare impossibili vi sia piaciuto. Gara impossibile al 3%. Ed eravamo soltanto in 3, chiaramente. Beastard primo. Come avete potuto notare, dei punti erano veramente sempliciotti. Ci ho impiegato magari un po' troppo tempo, però una gara al 3% conclusa eccezionale in una maniera impressionante. Adesso sicuramente, se la vado a rifare, ci impiego la metà del tempo. Io, raga, vi chiedo tantissimi like, minimo 15.000, proprio secchi sparati. E noi ci vediamo nel prossimo video.